Si ferma a 5 la striscia di vittorie consecutive del Chieti, che continua il momento positivo ma non va oltre il pari casalingo contro un vasto Girardi arrivato in terra d'Abruzzo per bissare la vittoria contro il Notaresco. L'1-1 rispecchia l'andamento della gara con le due formazioni che non hanno rinunciato mai ad attaccare. Sotto una leggera pioggerellina e con il manto erboso non in perfette condizioni, la gara risulta subito godibile tra due squadre in ottimo stato di forma. Ma a fare la voce grossa nei primi minuti sono i pacchetti arretrati che concedono poco ai rispettivi avversari. La prima occasione da rete la costruisce il vasto Girardi, che si guadagna un calcio di punizione dal limite dell'area. Ruggeri, lo specialista, va di potenza ma non ha fatto i conti con Forti, bravo ad immolarsi con il corpo. È un buon momento per gli ospiti, che approfittano di una leggerezza difensiva nero-verde. Guadalupi serve il solo guida ma è ancora Forti con un'uscita alla disperata a dire di no. Scampato il pericolo, il Chieti ha una colossale occasione per sbloccarla. Cross tagliato sul primo palo di Siragusa, ma Fabrizi in estirada da pochi passi mette sulla traversa, strozzando in gola l'urlo dei tifosi di fede locale. Nell'ultimo quarto d'ora non accade più nulla e dopo un solo minuto di recupero si va negli spogliatoi con i gialli ospiti, che ai punti avrebbero meritato qualcosina in più. Approccia bene la ripresa la formazione di Lucarelli, che si rende pericolosa ancora con Fabrizi. L'attaccante elude la trappola del fuorigioco ma è entrato in aria, perde l'attimo con distacco a chiudere. Sul capovolgimento o di fronte al 12° si sblocca la gara. Salatino, spina nel fianco della difesa locale, trova un pallone al limite dell'area e con la complicità di Forti, non irreprensibile nella circostanza, porta avanti i suoi. Rete numero 5 in stagione per lui, che dopo poco farà spazio a Buglia. Entrano El Wasni, Verna, Gai e Puglielli ed è proprio Gai ad andare vicino al gol del pareggio al 33°. Cross con i giri giusti di Verna, ma sul classe 2003 prodigioso di Stasio, che riesce anche a bloccare la sfera che si ferma sulla linea. Trovato il vantaggio però, il vasto Girardi, anche grazie alla pressione offensiva del Chieti, commette l'errore di abbassarsi troppo, così è Fabrizi, questa volta a vestire i panni di uomo assist, che serve in profondità El Wasni, bravo in aria a fintare la conclusione e poi a battere con un tiro forte e preciso di Stasio sul primo palo. Ci credono ora i neroverdi, che nei 5 minuti di recupero si riversano a capofitto nella metà campo molisana, ma non accade più nulla tranne una punizione da lontano di Ruggeri, ma al triplice fischio finale è 1-1. Il Chieti esce dalla zona playoff, ma l'obiettivo è alla portata dei neroverdi. Io la temevo, perché comunque il Vasto Girardi è una squadra che gioca bene, ci prova, noi abbiamo sbagliato tante volte in uscita e permettevamo a loro di rifarci subito un piccolo contropiede per metterci in difficoltà, avendo dei giocatori molto rapidi. Però sì, la classifica è una classifica particolarissima, è una classifica forse la più particolare della Serie D, nel senso che, non so, il 12° posto sta a 2 punti, noi se avessimo vinto oggi andavamo terzi. Quindi bisogna aspettare a guardarla. La cosa importante è che noi abbiamo fatto questa striscia positiva, perché senza questa striscia positiva saremmo stati giù. Ti faccio due domande. Quanto è fondamentale capire e toccare con mano il fatto che questa squadra, anche dopo essere andata sotto, è riuscita a recuperare? Ecco, in un'ottica futura fa ben sperare al mister, e poi questo ragazzino che è entrato, Gai, può essere utile da qui in avanti? Sì, lui può essere utile. Per quanto riguarda l'atteggiamento della squadra, è l'atteggiamento giusto affinché anche i tifosi si avvicinino a questa squadra, perché noi ci siamo fatti una promessa di dare il massimo, penso che lo stiamo facendo, dobbiamo continuare, quindi questa squadra piace, è simpatica pure secondo me ai tifosi, è la cosa più importante, quindi io sono veramente soddisfatto di questa partita. Poi ci piace, ci eravamo abituati a vincere, però non si può avere sempre tutto, quindi continuiamo, dai, in un percorso, non ci dobbiamo fermare perché la classifica è veramente corta. No, rimangono uguali. Perché il percorso è ancora molto lungo, però è normale che se una squadra giovane come la nostra, che viene a Chieti, una squadra che ha fatto 5 vittorie di fila, e credo che non ha rubato nulla, il pareggio credo sia un risultato giusto, mi fa ben sperare per il proseguo. Mi è piaciuto lo spirito, mi è piaciuto anche il coraggio, anche sull'1-1 comunque siamo rimasti con 2 attaccanti, abbiamo cercato comunque di dargli fastidio, perché poi l'inerzia della partita era dalla parte loro. E siamo stati bravi poi a soffrire poco dopo l'1-1, un po' di spavento c'è stato, però è stata, credo, una bella partita, una partita giocata bene da tutte e 2 le squadre. No, non sono arrabbiato, perché il gol forse è stato un po' casuale, c'è stata onestamente l'occasione in cui Di Stasio ha parato sulla linea, magari può entrare, magari stiamo parlando della stessa cosa. E dove siamo stati secondo me un po' meno lucidi, ecco, invece sull'1-0 ero convinto che in contropiede di
forse di chiuderla, perché comunque il Chieti si era sbilanciato tantissimo, e quando una squadra si sbilancia così tanto ti devi difendere, altrimenti insomma, non è che si attacca solo, quindi ci siamo difesi, credo anche bene, con grande ordine. Abbiamo sbagliato lì qualcosina, siamo calati un pochino, ma credo che ci possa stare.